sera viste Samuel Russo Globus Television. Lei non guarda mai la tabella, non guarda mai i risultati, però questa vittoria a questo punto della stagione è importante. E intanto che tipo di partita ha visto? Buonasera a tutti quanti, è stata una partita importante, soprattutto perché non vincevamo da fuori casa da troppo tempo. Allora penso che tornare il girone di ritorno nel 2023 con una vittoria, penso che prendiamo consapevolezza al nostro lavoro, perché alla fine se no poi diventava che fuori casa non riusciamo più a vincere. Faccio i complimenti ai ragazzi, alla squadra, perché non era oggi una partita facile, perché abbiamo giocato una buona squadra con degli attaccanti strutturali e soprattutto su un campo difficile. Sono contento della prestazione per chi ha giocato e chi è subentrato, perché ancora una volta hanno dimostrato l'attaccamento a questa maglia, ai nostri tifosi che ci hanno incitato e soprattutto a questa vittoria che ci fa lavorare meglio in settimana dopo una vittoria fuori casa. Buonasera mister, Simone Vicino per City Zone. Le volevo chiedere a proposito della prestazione di Vitale, no? C'era stata questa decisione della società nelle ultime due partite, è rientrato alla grande, no? Ha dato un grandissimo segnale con un gran gol, ma anche in generale una prestazione importante. Lei come l'ha visto? No, l'ho visto bene, cioè, Vitale, come Chiarella, Forchignone, cioè, abbiamo una rosa che parlare di singoli a volte è troppo riduttivo, però Vitale è subentrato dopo due settimane che non gioca, ha fatto bene, ha fatto una prestazione, ma soprattutto un buon contributo. Mi è dispiaciuto oggi che Palermo, che ha fatto due partite importanti, oggi non ha giocato, però a volte per una scelta di under facciamo delle scelte, a volte i calciatori restano fuori non per demerito ma per un regolamento che ci sta. Però sono contento anche per Giovinco entrato, che De Luca ha fatto gol, perché alla fine tenere tutti i giocatori nel progetto e farli sentire parte importante forse è la risposta migliore. Lo stesso oggi quando è entrato Boccia, come 2002, ha fatto giocare in esterno in avanti al posto di Chiarella, che non è un esterno perché ci manca Forchignone. Importante è la mentalità, lo spirito della Serie D. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, non un'ottima prestazione proprio come squadra, perché alla fine mi aspettavo credo qualcosa in più, però molto in merito degli avversari. Faccio i complimenti, però era importante oggi vincere fuori casa e tornare con una classifica uguale alla settimana scorsa. Max Licari, Pianeta Catania. Mister, il Catania non vinceva in trasferta da Paternò, si è ritornato a fare i tre punti fuori dal Massimino, quindi grande soddisfazione, e soprattutto oggi hanno segnato gli attaccanti, perché De Luca è tornato al gol, anche Russotto che dimostra di essere in buono spolvero, quindi c'è da essere contenti. Sì, c'è da essere contento per Andrea, per De Luca, lo stesso Sarà oggi ha fatto una buona partita, Rizzo, Lodi, abbiamo un gruppo, abbiamo una squadra, Somma bene, Lorenzini bene, Castellini, Ravisardo, cioè abbiamo davvero una rosa così importante che a volte anche le scelte che faccio io di far giocare uno, far giocare l'altro sono facilitate, perché devo ringraziare al direttore Laneri, alla società, al vicepresidente Grella, al presidente in testa, che ci mette in condizione di poter fare questo tipo di lavoro a Catania, perché a Catania solo con queste prestazioni e questa classifica possiamo stare tranquilli un po' tutti quanti, io insieme allo staff. Essere 24.9, mister, io volevo tornare un attimo sulla prestazione di Giovinco, perché comunque secondo me è entrato e ha spaccato un po' la partita, ha cominciato a dettare un po' i tempi di gioco che si erano un po' lasciati andare. Secondo lei potrà avere più spazio di quello avuto fino adesso? Ma penso che Giovinco fino a ora ha avuto lo spazio, ha fatto tre partite titolare dall'inizio, ha fatto una partita in Coppa Italia, ha fatto titolare, oggi è entrato, ha vinto alla fine, ha fatto bene. Io penso che titolari non significa quelli che entrano e giocano all'inizio, titolari significa sono titolari quando entrano nella partita. Oggi ha dimostrato col suo ingresso, ha fatto 20-25 minuti, ha fatto un buon ritmo, ha fatto delle buone giocate, che poi alla fine non ci dimentichiamo la fortuna del Catania, che quando le squadre abbassano il ritmo noi mettiamo dei quelli che entrano come De Luca, entra Giovinco, entra Boccia oppure può entrare Palermo, mettiamo sempre una squadra che aumenta di passo e soprattutto di condizioni. A volte i cambi, per questo abbiamo una rosa, per questo siamo qui a Catania, perché non nel momento in cui la partita può abbassare il ritmo, dopo un'ora entra chi subentra, da una spinta in più. Oggi parlando un po' con Lorenzini ha detto a un certo punto c'aveva i crampi, per dirti, cioè in fase difensiva, perché
penso che veniva da una settimana che non ha giocato, una settimana ha perso il ritmo gare e può diventare difficile. Per questo quando più ne abbiamo meglio è. Non ci dimentichiamo che abbiamo diversi pure calciatori infortunati che la settimana prossima li possiamo recuperare: Jefferson, Sarno, Litteri, tanti giocatori con la rosa che bisogna dare il proprio contributo e dobbiamo dimostrare tutti quanti insieme di portare avanti questo progetto. Mister Federico Lo Giudice, sì. Unica Sport, le chiedo cosa le è piaciuto di più della prestazione della squadra: la reazione dopo il gol del pareggio del San Luca, la gestione nella partita nel momento caldo, cioè nel secondo tempo, e cosa secondo lei la sua squadra non è riuscita, quindi la soddisfatta di meno, non è riuscita a mettere in pratica in questa partita comunque importante? Sì, mi è piaciuto che abbiamo fatto gol, abbiamo preso un gol forse per un po' una leggerezza, una disattenzione, forse due non siamo stati bravi oggi, essendo loro giocando questo 4-4-2-4 con i due esterni già sui nostri terzini, dovevamo essere più bravi nella parte centrale di cercare di fare il 2 contro 1 e di portare la palla a mano con il difensore centrale e andare in ambizia con c'era un'ambizia. Forse abbiamo sbagliato tanti passaggi proprio nella fase di costruzione perché volevamo fare qualcosa in più. Questo forse nella gestione della palla abbiamo sbagliato un po' troppo. E anche a volte nell'uno contro uno con Chiarella, a volte con Andrea, abbiamo sbagliato a saltare l'uomo. Potevamo fare qualcosa in più per le palle che abbiamo avuto. Appunto, a proposito di Chiarella, le condizioni del ragazzo, è uscito per crampi? Sì, non è uscito per crampi perché giustamente lì non gioca tanto tempo, fare una partita così con tanta intensità, poi li fai i nostri due esterni, sia Russotto che Chiarella, fanno anche molta fase difensiva che si abbassano, aiutano il centrocampo, per questo allora, tanti metri che fanno, a volte è giusto che puoi avere dei crampi e poi soprattutto lì non gioca tanto tempo. L'ultima le faccio, cosa pensa dell'esultanza di Vitale? Vabbè, penso Vitale in questo periodo, essendo stato fuori, penso che ha dato la risposta, lui è un giovane, a volte è troppo esuberante, deve capire che nel calcio meno si parla e più facciamo parlare il campo è meglio, a volte non è facile, anche stare qui a Catania, avere così tanti occhi addosso, avere una gestione, stare una piazza importante, con loro anche uno che viene da un settore giovanile della Sampdoria e lavorare qui a Catania, poi bisogna ambientarsi, che significa stare a Catania a gestire l'aspettativa della piazza e la gestione del gruppo dei ragazzi che a volte lì è un 2004 e deve capire anche la responsabilità che a volte un allenatore ha, perché alla fine noi alleniamo soprattutto gli under per poi farci scegliere la formazione. Voglio dire, oggi insomma, Palermo oggi non ha giocato, mi è dispiaciuto molto che nelle ultime due partite ha fatto delle buone prestazioni, faccio delle scelte e allora resta lì fuori, non per demeriti, per un discorso di scelta di under. Il vicepresidente Grella ha confermato che arriveranno dei rinforzi, quindi qualcuno arriverà e qualcuno partirà, indicherà i colleghi di Telecolor poco prima della partita. Questo abbiamo il vicepresidente Grella, il direttore Laner, che posso dormire con 10 cuscini. Loro, io sono un allenatore e mi fa piacere di quello che mi danno, quelli alleno, e sono un fortunato che per la società che abbiamo, che sicuramente non abbiamo problemi da qui alla fine. Mister, una valutazione sua anche sulla prestazione di Sarau, che fa un grande lavoro per la squadra, però da attaccante probabilmente il gol gli sta mancando. Vabbè, Sarau è l'unico giocatore che, giocando 4-3-3, è l'unico che gioca sempre con i due difensori centrali, no? Uno l'attacca e un altro è più difficile dopo da trovare collocazione. Poi oggi ho visto, ha fatto pure un buon tiro, ha fatto tre quattro palle sono uscite per poco fuori, però ben presto troverà anche lui gol, perché poi fa un grande lavoro della squadra, nella fase di mantenere la palla ci fa salire, fa anche un grande lavoro nella fase difensiva, cioè si mette molto una posizione sia sui calcio d'angoli, sulle pulsioni laterali, cioè un giocatore a volte viene nell'economia della squadra, l'importante è che fa queste prestazioni, poi il gol buono per lui che venga, però io sono contento per la prestazione che fa, perché dà un grande contributo alla squadra, un giocatore che dà l'animo, eppure in settimana professionista su tutti gli effetti, ma un po' tutta la squadra del Catania lavora così, solo con questa mentalità, questo gruppo si possono fare questi risultati.